Europa Verde questa mattina ha manifestato davanti al Tribunale di Pesaro come segno di solidarietà nei confronti di Gianluca Carrabs e del processo che lo attende in seguito alla denuncia per diffamazione giuntagli da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli. Si sta celebrando in questo Tribunale un atto grave e arrogante, cioè utilizzare la querela per stile intimidatorio, rispetto a chi eh, fa critica politica, perché voglio ricordare l'amministratore delegato è un amministratore delegato di Marche Multiservizi che ha il 53% eh, una partecipazione pubblica, eh, quindi noi facciamo critica politica e chiediamo che eh, chiaramente sia sottoponibile a eh, chi non la pensa come lui e quindi non debba arrivare in tribunale per dimostrare le proprie ragioni, perché eh, voglio ricordare che ci sono state innumerevoli interrogazioni parlamentari, addirittura c'è stato la visita della commissione Ecomafia qui a Riceci eh, proprio su questa eh, questione e non solo il sottoscritto ha rilevato opacità sull'operazione eh, diciamo Riceci ma anche tutti quanti gli altri eh, quindi eh, chi amministra eh, le, le, la cosa pubblica, chi in questo caso amministra una società che ha la maggioranza pubblica deve sottoporsi alla critica politica, non può rimanere fuori e quindi chiaramente oggi è un caso che sia io imputato in questa vicenda perché chiunque anche un sindaco, anche un rappresentante politico, un consigliere comunale o chiunque altro può essere indagato rispetto alle proprie affermazioni, rispetto a una critica politica che non mira assolutamente a colpire il manager, la persona che opera professionalmente nelle proprie attività, ma un'azione politica che chiaramente la predisposizione di un progetto di una discarica ha una rilevanza sociale enorme, quindi noi cerchiamo di rappresentare il nostro punto di vista, sappiamo che a Riceci la discarica non deve essere fatta, perché è un luogo inadatto, perché è al centro di un distretto biologico più grande d'Italia al centro di una DOP casearia più importante della regione Marche. È un posto in idoneo, l'abbiamo detto, e lo ribadiamo. E qui anche questa mattina ringrazio i tanti partecipanti di Petriano, di Urbino che sono qui a solidarizzare con il sottoscritto perché non può passare impunita una azione del genere. Bisogna lavorare insieme per ripristinare diciamo, la verità e i progetti giusti ed ovvi. Questo è un progetto fuori luogo, l'abbiamo detto, sia nel merito che nel metodo.